In una parte del viale Buoncamino regna il degrado. Nell'area davanti all'ex carcere dal futuro a livello di destinazione e di utilizzo incerto, il presente è quello che si può vedere. La pavimentazione è totalmente rotta, ci sono anche le radici degli alberi che, tanto per cambiare, contribuiscono a creare ancora più distruzione. Andiamo a sentire qual è l'aria che tira allora tra i proprietari dei chioschi. Alberto De Sì, lei è qui dal Buongiorno, 1984. Qual esattamente. è l'aria che tira? L'aria che tira è molto brutta perché non viene più nessuno qua ormai. Viene gente un po' all'ora di pranzo, un po' di gente all'ora di cena. Il problema principale è che il viale è in degrado. Ci sono tante buche nel viale, non c'è illuminazione soprattutto. Il viale d'estate, tutti i giorni dell'anno, è buio tutta la notte, non si vede niente. Non vengono più i pensionati che sono ultimi clienti, i bambini automaticamente, non vengono più le famiglie. È così. E Lei siamo a ha 15 anni quasi così, eh. anche una storia particolare da imprenditore da raccontare, perché questo chiosco è aperto, però sullo sfondo ce n'è un altro di colore verde, Noi oramai dal un po' 94 abbiamo sbiadito. due attività in Viale Buoncamino, una è chiusa da circa 5 anni, perché Perché? di fronte al chiosco non si può aprire più la serranda perché ci sono i banchi, il banco della mescita, e un cliente non si può avvicinare perché è pieno di avvallamenti, radici, capito? Quindi chiuso da 5 anni e quanta gente ci lavorava in quel chiosco? E tre persone perlomeno, minimo tre persone, tutti assicurati oltretutto. E Cioè, quindi quindi non possono più lavorare? no, assolutamente è chiuso. È chiuso. Potrà riaprire quando? Quando ci sarà nuovamente la passeggiata, quando rifaranno il viale come hanno fatto dall'altra parte, quando metteranno l'illuminazione, quando verrà più gente, cioè aprirne due se potessimo, non fa, perché non c'è l'utenza di una volta, capito? C'è stata anche una spesa molto alta a suo tempo per costruire sia questo locale sia l'altro che è L'altro chiuso. all'incirca in lire 600 milioni. 5 anni fa lei ha dovuto chiudere uno dei due locali. Da 5 anni lei attende magari qualche sviluppo? È da 20 anni che devono fare questo diviale. Perché se ti ricordi bene, quando hanno fatto l'altro viale avevano scritto nel giornale e a giorni riaprirà la passeggiata dei Cagliaritani, senti un po', di fronte al carcere di Buoncamino. E Ma il tempo è il passato. carcere qua non è lì giù, giusto? Lo sai dov'è il pezzo che hanno Lei fatto nuovo, quanto no? ha speso? Quanto è andato in fumo in questi 5 anni per andare a ipotizzare più o meno con la chiusura di una delle due attività? Eh beh, un bel po', non adesso non ti posso fare dei conti così, però tu immagina che d'estate si riempiva qui, almeno fino a 10-15 anni fa. Benino, L'ultima estate com'è andata? niente di eccezionale. E le previsioni per questa nuova stagione? Le previsioni sono che noi dobbiamo lavorare dalla mattina alla notte 365 giorni all'anno, ci siamo tutti i Senza giorni la qua, passeggiata. tutti i giorni ci siamo qua, dalla mattina alla notte, capito? Non facciamo un giorno di chiusura, è tutto qua, non c'è utenza, non c'è più utenza, non vengono più pensionati, bambini, non si vendono più gelati d'estate, lo sai? E qua, qui ne vendevamo gelati. E quando non vendi gelati, qualcosa non va d'estate, giusto?